E adesso andiamo a presentare un grande cantautore, Mattia Bonetti, arriva da Massa Carrara insieme con la fidanzata ed è un grandissimo poeta. Eccolo qua, Mattia Bonetti. Giorno 1, il mio ultimo giorno di prigione. Mi hanno portato in cella con due braccialetti ai polsi. Niente male, considerando la mia ultima casa. All'ufficio matricole il corvo mi ha suggerito di pugnalare l'orologio. Qui gli orari non li detta il tempo. Giorno 10, il mio ultimo giorno di prigione. Oggi un algerino è inciampato sulle mani di un secondino ed è finito in infermeria. Qua dentro è una palestra dove ti premiano se coltivi calle alle ginocchia e i nodi alla lingua. E la notte ti assale con la lama dei rimorsi. Il treno sta per partire sul binario dei ricordi e la mente risale alle note di un amore che ridona una forma alla mia vita in minore. Giorno 1000, il mio ultimo giorno di prigione. Oggi l'Aquila Nera mi ha fatto firmare i fogli di un tribunale che ha usato il mio passato per garantire il mio futuro. Ogni giorno ci ritroviamo colpevoli del più inutile dei delitti, ammazzare il tempo. Giorno 3000, il mio ultimo giorno di prigione. Dallo spioncino del blindo vedo un ragazzo nuovo, vestito dei suoi sbagli, accompagnato nella sua nuova casa. Non riesco ad avere neanche un po' di pena per lui. Probabilmente perché ormai non basta più neanche per me, il ragastolano di 48 anni. E ogni giorno è un giorno e tanto basta la sua noia. Per ogni litro di tristezza una goccia di gioia. Per ogni grammo di colpa, un chilo di destino e quella buca profonda lungo il mio cammino. La mia morte, il mio ultimo giorno di prigione.